parte del loro tempo. Molti hanno sacrificato anche risorse economiche. Io vedevo le foto che mi mandava Paola durante le manifestazioni e lo ripeto spesso questo nelle presentazioni, perché mi è rimasta proprio qui nel cervello. Le foto con le famiglie, con i bambini, nei passeggini che manifestavano a Roma o in altre città, sotto il sole, sotto la pioggia, e vedevi queste famiglie col carrozzino e il cellophane sopra. Magari si erano pagati di tasca loro il biglietto, non magari, era così, di tasca loro il biglietto per raggiungere Roma, Milano o dal paese limitrofo per raggiungere la città e manifestare per noi. Io non posso dimenticare queste situazioni. Sarei un ingrato. E siccome l'ingratitudine l'ho vissuta sulla mia pelle, non voglio essere verso quelle persone che mi hanno fatto del bene, non voglio dare la mia ingratitudine. Quindi ogni giorno quando io mi sveglio, credetemi, lo faccio, dico: ricordati di essere sempre grato a chi ti ha fatto del bene, anche se ora è finita, anzi oggi più che mai. Però vi dico un'altra cosa: per modo di essere sono grato anche a quelli che mi hanno chiamato assassino. Sapete perché? Perché non sono io che mi devo vergognare, sono loro che mi devo vergognare.